Presentato nella sede della Camera di Commercio di Crotone, il bando ISI 2023 dell'INAIL, che ha come obiettivo quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Oggi abbiamo una grande opportunità. Il bando ISI offre alle aziende la possibilità di strutturarsi in maniera adeguata, essendoci delle risorse che le aziende possono usufruire. Di conseguenza le aziende possono creare dei modelli organizzativi che possono diventare modelli virtuosi per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal 2010 appunto che l'INAIL, lo Stato, mette a disposizione questi fondi. La novità di quest'anno è che gli incentivi sono quasi raddoppiati. Si parla che in tutta Italia sono circa 508 milioni di euro. Nella sola Calabria sono stati stanziati circa 16 milioni di euro. È una boccata di ossigeno appunto per noi imprenditori in questo difficile momento. Questo consentirà appunto a noi imprenditori di accedere a questi fondi per migliorare la salute e sicurezza dei nostri lavoratori. Le modalità del bando sono state illustrate da Rita Lofrano della direzione regionale dell'INAIL. Oggi siamo qui ospiti della Camera di Commercio per rappresentare i contenuti essenziali dell'avviso ISI 2023, che consiste nella possibilità da parte delle imprese del territorio calabrese di ricevere dei finanziamenti a fondo perduto che vanno dal 65 all'80% nel caso di giovani agricoltori e che arrivano quest'anno ad uno stanziamento piuttosto elevato, perché per tutta la regione sono previsti quasi 16 milioni di euro. Il bando prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi questo vuol dire che un'impresa che ha già fatto una fotografia di quelle che sono le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso quello che è il documento di valutazione del rischio può ottenere un finanziamento che sia destinato al miglioramento di queste condizioni. Ma l'Istituto tiene sotto stretta osservazione anche l'andamento degli infortuni e le cause di malattie professionali nella regione e nelle singole province. In provincia di Crotone noi abbiamo chiuso l'anno 2023 con 815 casi di infortunio. Per fare un po' il paragone in funzione di quello che invece sto per dire sulle malattie professionali, lo possiamo confrontare con i dati della provincia di Catanzaro, sono meno della metà. Diversamente sulle denunce di malattie professionali abbiamo chiuso il 2023 con 355 denunce, che sono quasi tre volte più di quelle della provincia di Catanzaro. Quindi abbiamo questo rapporto con una provincia di riferimento, una provincia confinante, che vede gli infortuni in riduzione, ma un aumento esponenziale delle denunce di malattie professionali, probabilmente una maggiore consapevolezza, ma al tempo stesso un territorio dove c'è probabilmente necessità di presidiare il versante delle tecnopatie rispetto a quello, oltre a quello degli infortuni.